Eccoci qua, bentornati in questa 14ª e ultima puntata di In Salute. Io sono Tommaso. Io sono Michele, siamo già arrivati alla fine, Tommy. Quanti sono? Più di 3 mesi che tutti i venerdì dalle ore 18 andiamo in onda, quindi 14 settimane. Iniziano ad essere. Sì, dai. Speriamo che siano state piacevoli per le persone a casa, giusto, Ce lo Tommy? auguriamo, ce lo auguriamo, e dai feedback che riceviamo tutti i giorni, tutte le settimane, sappiamo di essere entrati nelle case dei fanesi e dei marchigiani, e speriamo di aver fatto, dai, un buon lavoro. Comunque sia, oggi siamo la 14ª, come ricordiamo ancora, puntata. Ricordiamo lo sponsor di oggi. Oggi, proprio alla luce di questa puntata, che è un pochettino anche Oggi triste, dai. Un pochettino sì, triste ma perché finisce. vogliamo dire che poi ci sarà una sorpresa Sì, abbiamo in serbo per voi qualcosa alla al fine della finale, quindi puntata. rimanete fino alla fine che vedrete la sorpresa finale. Come vi anticipavo, la puntata di oggi è stata offerta, è stata sponsorizzata, è stata prodotta dal nostro centro, quindi dal centro in cui il team di In Salute fondamentalmente ogni giorno lavora nella nostra città e sul nostro territorio fanese. Quindi ringraziamo Personal Fitness Lab per la collaborazione e per la produzione di questa puntata di In Salute. E inoltre vorrei ringraziare anche Cristina, che è la vincitrice del quizzone della settimana scorsa. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo parlato di ipoterapia, abbiamo rivolto un pochino d'attenzione al nostro entroterra, abbiamo parlato del mondo del cavallo e di quanto magari anche la pet therapy potrebbe essere importante nella salute di una persona. Comunque sia, ricordiamo quindi di controllare Cristina il telefono, perché ha ricevuto un WhatsApp dal team di salute in cui le ricordiamo che ha vinto una consulenza con me, con Michele e con tutto il nostro team per qualsiasi problema che potrebbe presentare alla nostra squadra. Quindi Quindi ci siamo, ci Miki, oggi siamo, ci abbiamo un bel siamo. puntatone. Siccome so che abbiamo preparato tantissime cose da dire, quindi direi di lasciarti la parola e di presentarci la puntata. Assolutamente sì. Come sempre vi ricordiamo quello che è il format, anche se siamo all'ultima puntata, In Salute ha la missione di educare le persone in quello che è l'ambito della salute, appunto, a 360 gradi. Come ogni puntata tratteremo un'argomentazione specifica, abbiamo svariato in tutte quelle che sono le aree con diversi professionisti, quindi oggi tratteremo una tematica a noi anche molto cara, con una persona molto vicino a noi che ringrazio prima di iniziare la puntata, ma vi ricordo di restare collegati e seguire molto attentamente perché al termine della puntata ci sarà il nostro quizzone. Quindi abbiamo preparato l'ultimo quiz della puntata di In Salute che permetterà alla persona più veloce che risponderà correttamente di vincere una consulenza con noi. Detto questo, Tommy, Miki, io prima che arrivi proprio a presentare il nostro super ospite, aggiungo solo due vai parole a quello che hai alle appena detto. Abbiamo ricordato il nostro format, vi ricordo per l'ennesima volta, ormai sarà scontato, però qui in sovrimpressione avete il nostro numero di telefono, quindi non esitate come sempre a scriverci, a farci domande, sia per noi, per il nostro team, ma anche per il super ospite che adesso vi introdurremo. Sei sempre puntiglioso, bravo, io mi dimentico sempre del numero in sovrimpressione. Detto questo, partiamo con la puntata. Oggi ci faremo accompagnare nella tematica di oggi da un professionista, è un fisioterapista, quindi tratta l'ambito riabilitativo, è anche una persona a noi vicina, quindi possiamo dire che è un amico, è responsabile dei fisioterapisti dello studio del poliambulatorio del Physio Clinics a Pesaro, ha seguito anche la squadra di basket di Pesaro, oltre ad avere un curriculum super eccellente. Quindi attaccatevi ai teleschermi perché anche se avete domande le potrete fare in diretta e noi le gireremo immediatamente al professionista di oggi, che è il dottor fisioterapista Saverio Serafini. Ciao Ciao, Saverio, Saverio. benvenuto e grazie per aver accettato l'invito di quest'oggi. Ciao Miki, ciao Tommy, sono felice di far parte di questa puntata e di far parte del vostro progetto che ha avuto un grande successo fino ad ora e speriamo oggi di dare qualche pillola di salute in più. Vogliamo dire, Tommy, che abbiamo voluto concludere con Saverio? Lo Eh sì, diciamo in per bellezza. chiudere, sì, per chiudere col Abbiamo botto. voluto concludere in bellezza anche perché dai, giochiamo un pochettino in casa, no? Perché Assolutamente salutiamo sì. gli amici del Physio Clinic di Pesaro, dove Saverio lavora in parte attiva. Adesso ci spiegherà che cosa fa nella vita e di che cosa si occupa anche sul nostro territorio. E comunque possiamo dire che anche noi nel nostro centro collaboriamo con la figura di Saverio. Adesso siamo in casa oggi, dai. Siamo Esattamente. amici, siamo collaboratori e
ce la giochiamo così. Quindi, cosa vogliamo partire? Con l'argomento? Cosa gli vogliamo chiedere? Mi lascerei la parola a Saverio, che dici? Lo facciamo presentare? Saverio, in due minuti presentati chi sei, di cosa ti occupi. Allora, come avete già detto, anche troppo, sono un fisioterapista che sono un operatore sanitario, quindi mi occupo della salute delle persone, sono responsabile dei fisioterapisti del poliambulatorio di Pesaro e da qualche mese ho il piacere di collaborare anche nel vostro studio, dove penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. Assolutamente, speriamo. Dopo le persone ce lo diranno, dai, per noi. Ok, vogliamo parlare subito dell'argomentazione. Oggi abbiamo deciso insieme di portare l'argomento delle protesi, che a casa, diciamo, è stato molto richiesto. Prima però di addentrarci, Saverio, anche per far capire, no, Tommy, alle persone a casa che magari sono meno avvezze a terminologie più specifiche, vogliamo spiegare alle persone a casa chi è il fisioterapista, di che cosa si occupa e essenzialmente cosa fa. Allora, servirebbe una puntata intera, però provo a essere molto veloce. Il fisioterapista è, come abbiamo detto, un operatore sanitario che ha fatto un percorso universitario ed è iscritto all'albo dei fisioterapisti. Il fisioterapista può lavorare sia insieme ad un medico, ma ha la capacità e le conoscenze anche di lavorare in maniera autonoma. Questo vuol dire che un paziente che ha un qualsiasi dolore può andare dal fisioterapista e il fisioterapista valuterà qual è la patologia, spazia sia nell'ambito del sistema muscoloscheletrico, nell'ambito neurologico, nell'ambito viscerale, nell'ambito posturale, e a seconda delle disfunzioni che trova farà un trattamento per risolvere la situazione. Il fisioterapista, come ultima cosa, può utilizzare dei macchinari che possono servire per velocizzare i tempi di recupero. Facciamo subito un esempio a casa di questi macchinari, così le persone si fanno un'idea generale, magari qualcuno ne ha sentito dire o sentito parlare. Allora, sono un fisioterapista specializzato in terapia manuale, quindi preferisco sempre prima lavorare con le mani e valutare con le mani. Però devo dire che se i macchinari, come sicuramente hai sentito la Tecar, o il laser, o l'endodurto... Molto sentita la Tecar. Esatto, se utilizzati nella patologia giusta e nel protocollo corretto, velocizzano molto i tempi di recupero. Ottimo, ottimo. Bene. Curiosità, andiamo subito fuori tema. Cioè, abbiamo una scaletta e cerchiamo di seguirla il più possibile. E Michi, non siamo abituati a seguire troppo le scalette. Curiosità di essere per bravi. Persone a casa, perché si vede che sei giovane, ma curiosità, da quanto tempo ti occupi, da quanto tempo operi nel territorio? Sono quasi 15 anni. Sono 15 anni. Quindi un giovane che comincia a essere grande, già anziano. Perché magari una persona se lo chiede, quindi è veramente un professionista che opera nel territorio da tanto tempo, questo significa sicuramente più casistiche, più esperienza, più professionalità e anche più casi studio risolti sicuramente. Detto questo, iniziamo. Direi che possiamo iniziare. Abbiamo fatto una bella parentesi iniziale. Oggi parliamo di protesi. Prima di andare a sviscerare quando serve, quando non serve, che cosa fare, magari molte persone a casa se lo chiedono o hanno intrapreso un percorso riabilitativo in questa direzione, parleremo, Saverio, di due articolazioni. Abbiamo cercato di semplificare. Come sempre, il linguaggio che utilizzeremo sarà il più semplice possibile per trasmettere il messaggio alle persone. E oggi parliamo essenzialmente di due articolazioni. Quindi, prima di arrivare alla protesi, se ci puoi fare un quadro generale delle articolazioni, diciamo, che abbiamo deciso noi di prendere in esame per quanto riguarda questa tematica. Allora, non sono due articolazioni prese a caso, sono due articolazioni molto importanti del nostro corpo, per il motivo che ci permettono di muoverci e quindi ci danno un'indipendenza molto grande, e perché soprattutto l'articolazione dell'anca è un'articolazione che si articola l'osso della gamba con il bacino, quindi è un'articolazione che mette in contatto la parte inferiore del nostro corpo con il tronco. Ci garantiscono la stazione eretta
e oltre ad essere formate dalla parte ossea, che daremo largo spazio, hanno un grande gruppo sia legamentoso che muscolare che gli permettono di essere molto importanti. Quindi prima zona, regione anatomica di cui tratteremo è l'anca, e successivamente altro segmento, diciamo, osseo e corporeo che può andare incontro a questa problematica e questa protesi futura. Cosa abbiamo? Abbiamo un'altra articolazione che adesso ci aiutiamo come sempre anche delle immagini per farvi capire meglio quello che è la tematica. Allora, abbiamo il ginocchio, queste due articolazioni sono messe e sono unite tra di loro, lavorano molto in sinergia e hanno in comune anche che sono due articolazioni di carico. Noi queste due articolazioni le sovraccarichiamo inconsciamente o consciamente ogni giorno, sia per i movimenti più semplici, quindi camminare, fare le scale, scendere dalla macchina, sia per attività molto più impegnative, come vedete anche voi nella vostra palestra, con l'anca, il ginocchio, saltiamo, cambiamo direzione, quindi sono molto soggette a carico e per questo purtroppo ad usura. Eh già, purtroppo le casistiche sono tante, l'usura diciamo che avviene e diciamo che sia per i lavori che possono esserci oggi, sia per, poi vedremo un po' di tutte quelle che sono le cause, l'usura, collegandoci all'usura e collegandoci alla protesi, non possiamo che non parlare, quando parliamo di usura dell'articolazione, di artrosi. Esatto. E quindi chi ci guarda a casa penso che sarà un argomento. Ma noi l'abbiamo fatto comunque una bella puntatura sull'artrosi. Abbiamo fatto anche una puntata, diciamo, che viene spesso chiesto perché purtroppo tante persone, soprattutto magari andando un po' avanti con l'età e con abitudini non troppo salutari, si ritrovano in queste condizioni. Quindi andiamo a vedere un po' cos'è. Allora, l'artrosi è una patologia degenerativa della cartilagine. La cartilagine cos'è? È un panno o un tessuto che ricopre l'articolazione e permette lo scivolamento, il corretto scivolamento. Con l'andare dell'età questo tessuto diventa un po' più rigido e quindi è più soggetto a lesionarsi. E l'artrosi ci dà dei segni molto specifici, e il primo segno che ci dà è il dolore, ed è qui che dobbiamo affidarci subito a un professionista, perché una volta che la portiamo avanti senza curarla cadiamo nell'argomento che tratteremo oggi, cioè la protesi. Quindi diciamo che un po' come sempre, come visto che anche uno degli obiettivi di In Salute è passare il messaggio della prevenzione, quando troviamo i primi segnali, e del primo è chiaramente il dolore, non fare come tendenzialmente facciamo tutti noi, la procrastinazione di qualsiasi cosa sperando che passi da sé, invece passano anni e passa anche la cartilagine. Esatto. Quindi possiamo... Questa è stata un pochettino anche un po' la missione di In Salute, esatto. nella sua parte principale. Noi, come ben sai, tanto Saverio, siamo il nostro mondo è il mondo dello sport, il mondo dell'attività fisica, quindi del movimento, e noi abbiamo fondamentalmente osannato il nostro settore, siamo un po' di parte. Ma semplicemente perché siamo convinti per esperienza e per quello che poi è stato anche lo sviscerare tutti i vari argomenti disparati nel corso della puntata, che se ci fosse un pochettino di attività motoria, di attività fisica, comunque di movimento nella vita delle persone, tutte queste problematiche anche poi nella parte operatoria in sé di cui oggi parleremo potrebbero essere, non dico sempre evitabili, però sicuramente ci si arriva in una maniera molto diversa, no? Esatto, anche perché dei motivi dell'insorgenza, le cause dell'insorgenza dell'artrosi è il sovrappeso e l'inattività, oltre ad altre problematiche come possono essere quelle ormonali che possono esserci nelle donne quando arrivano alla menopausa. Però noi sul sovrappeso e sulla mobilità di un'articolazione ci possiamo lavorare molto molto bene come prevenzione. E quindi torna questa parola Michi sempre, tutte le puntate. Tanto abbiamo visto che più o meno in tutte le zone, in tutte le aree che abbiamo trattato, la prevenzione è sempre
alla base di ogni situazione per far sì che si stia meglio. Quindi abbiamo visto un po' che cos'è l'artrosi, quindi questa degenerazione della cartilagine che provoca dolore. Abbiamo visto un po' quelle che sono le cause che portano a questa degenerazione e hai detto benissimo la prevenzione. Quindi se una persona a casa, per esempio, ha un dolore da X tempo che non ha mai approfondito, cosa consiglieresti di fare, visto che si può andare incontro a questa problematica? Allora, per prima cosa affidarsi a un professionista, che in questi casi, quando si hanno dei problemi del sistema muscolo-scheletrico, ci si affida o all'ortopedico o al fisioterapista. Il fisioterapista ha le capacità di valutare qual è la vera problematica, perché noi possiamo avere sì un quadro d'artrosi, ma in realtà quello che lo scatena sono tutti i sovraccarichi che abbiamo nel nostro corpo, che abbiamo accumulato durante gli anni. Quindi quando c'è un'artrosi, io vedo con i miei pazienti ogni giorno, sì, c'è un quadro d'artrosi, ma in realtà quello che lo scatena sono tutte le retrazioni muscolari, tutti gli squilibri muscolari posturali che ha il paziente, che portano a dolore. Il nostro corpo è molto intelligente. Il nostro corpo, quando ha un dolore, si sposta dall'altra parte, si chiamano posture antalgiche. Quindi noi andiamo abbiamo un dolore all'anca destra, il nostro corpo butta tutto il peso sull'anca sinistra, però questo può durare per poco tempo, perché poi abbiamo dolore nell'anca sinistra. E quindi è un po' un cane che si morde la coda, poi quando finiamo tutti i compensi, arriviamo a un quadro di dolori dove non ci alziamo più dal letto, dal divano, e lì il percorso è molto più lungo. E purtroppo, come quando arriva il conto, è sempre abbastanza salato, perché non ascoltiamo a sufficienza il corpo. Mi ricordo una frase che mi è rimasta impressa, era: il corpo trova sempre il suo equilibrio nel disequilibrio, quindi tende sempre a stare in equilibrio. Quindi l'artrosi di anca e ginocchio, si fa una valutazione, che nomenclatura, quindi magari anche per le persone a casa hanno fatto delle visite o altro, gli è stato dato un nome specifico. Quando parliamo di artrosi di anca, come viene definita, giusto per fare un quadro anche per le persone allora, a casa? L'artrosi all'anca prende il nome di coxartrosi, l'artrosi al ginocchio prende il nome di gonartrosi. Sono così comuni che gli hanno dato un nome. Sì. Quindi, infatti è stata una puntata anche molto richiesta. E quindi noi, come ascoltando il nostro pubblico, abbiamo accontentati, siamo buoni. Anche perché poi una delle problematiche che le persone hanno a casa, no, Saverio? Cioè, con In Salute abbiamo cercato anche di dare la possibilità alle persone di comprendere i referti che praticamente hanno dentro casa. Tanto tutti noi abbiamo centinaia di referti medici, di scritti e di ricette, di prescrizioni, e pochissime persone in realtà riescono a comprendere veramente quello che c'è scritto, no? Quindi io mi immagino una persona a casa che magari fa tutt'altro nella vita, che non sa che cosa vuol dire coxartrosi o articolazione coxofemorale, e quindi con questa puntata cerchiamo anche di spiegare un pochettino di nomenclatura, no? In modo che le persone capiscano. Assolutamente. Guarda, io passo parte della mia giornata a rispondere ai messaggi dei miei pazienti che mi mandano i referti dicendo cosa c'è scritto. Perché non è, e adesso? In realtà sì, devi entrare, naturalmente fanno bene a avere un gergo tecnico, perché comunque parliamo di medicina, non stiamo parlando di cose. Beh, chi fa il nostro lavoro, però il nostro lavoro è anche questo. Allora, no? Cioè, noi siamo un po' un ponte tra il medico e la persona. Esatto. No? Noi abbiamo un rapporto diretto con il paziente e su determinate patologie o post-operatori passiamo con il paziente tanto tempo, perché parliamo di 2 o 3 volte a settimana, dove il paziente viene in studio per 3 o 4 mesi. Quindi si instaura un rapporto che è fondamentale, un rapporto di fiducia tra il paziente e il fisioterapista, che il paziente si deve fidare, ma bisogna mantenere quella professionalità dove non è il paziente che comanda, ma comunque è sempre il fisioterapista, e così si possono fare dei bei lavori. I progressi anche. Perfetto, continuiamo con un po' il nostro iter, quindi una persona, giusto per dare un qualcosa di pratico a chi ci segue a casa, ha questo dolore, va a fare una valutazione,
se è il caso, il fisioterapista o l'ortopedico, lo manda dall'ortopedico e gli viene prescritto magari di fare delle indagini un po' più approfondite. Esatto. Quindi cosa si può fare per avere un quadro? Allora, gli esami richiesti in questo caso sono o l'RX o la risonanza magnetica. Con l'RX andiamo a valutare prettamente la parte ossea. Abbiamo detto che l'articolazione è composta sia da una parte ossea che una parte legamentosa, che una parte muscolare. Abbiamo anche una fotografia di come può. Ok, questo qui è un RX. Vediamo, io lo vedo alla mia sinistra un ginocchio sano e a destra c'è un ginocchio artrosico. Come vediamo ci sono la rima articolare, che è quella linea che vediamo in mezzo, è molto più assottigliata e quindi c'è meno spazio di mobilità del ginocchio, e quando si aggrava ancora di più i due capi ossei sfregano tra loro e creano un forte dolore. Stessa cosa l'abbiamo preparata anche per l'anca, così facciamo contenti entrambe le fazioni, anche il ginocchio. Allora, l'anca è un'articolazione bellissima, dove la testa del femore va perfettamente in un incavo del bacino e ruota, ha molta mobilità. In questo caso la mobilità non c'è più, quindi la caratteristica del dolore all'anca è un dolore che va nella parte inguinale inizialmente e può scendere fino al ginocchio, e abbiamo una limitazione funzionale, quindi di movimento. Quindi adesso tutti a casa staranno provando l'anca se si muove, se si muove, se si è avvertito dolore all'inguine. Diciamo che molti sicuramente, purtroppo, per le cause che abbiamo visto prima, come abbiamo anticipato, sono situazioni che si trovano sempre più spesso. Ovvio che con una corretta prevenzione e agendo in maniera anche di anticipo si può prevenire, esatto, tutto il discorso che andremo ad affrontare. Esatto, ci sono dei percorsi riabilitativi che, se presi in tempo l'artrosi, possiamo fare dei percorsi chiamati conservativi. Cos'è il percorso conservativo? Il percorso che ci permette di evitare un intervento chirurgico, che è sempre una cosa buona, o allungare i tempi. Quindi una persona giovane, parlo di un cinquantenne, che ha un'iniziale artrosi, se possiamo allungare di 10 anni, di 5 anni l'intervento chirurgico è una cosa ottima, o in certi casi l'abbiamo proprio evitato. Quindi ancora ci sono pazienti che 5 anni fa, 10 anni fa hanno iniziato questo percorso. Naturalmente il paziente è il protagonista, il paziente deve voler guarire e quindi deve cambiare anche certi stili di vita se sono stati la causa di artrosi. Beh, hai detto una cosa molto bella, cioè la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ovviamente. Cioè la cosa principale è sempre la volontà e la dedizione che impiega il paziente, la persona, nel risolvere anche il proprio problema, no? Cioè, sicuramente affidarsi a un professionista è già un 50%, perché una guida serve sempre. Però ascoltare il difficile spesso, giusto? Già. Quindi abbiamo visto un po' che dopo l'RX si fa valutare all'ortopedico, al fisioterapista, e da lì insieme al paziente si può decidere due strade. Abbiamo già anticipato: una è il trattamento conservativo, quindi miglioriamo la situazione cambiando lo stile di vita, esatto, e l'altro è quello che poi può portare. Allora, nel percorso conservativo si uniscono le forze dell'ortopedico con quello del fisioterapista, perché possiamo attuare una cura ortopedica, anzi molte volte dobbiamo, con antinfiammatori nella fase iniziale, nella fase più acuta, e l'ortopedico può fare anche delle infiltrazioni, generalmente di acido ianuronico, che volgarmente dico è come mettere olio in un ingranaggio. Quindi, visto che abbiamo perso un po' questa compattezza c'è un po' di articolare, ruggine, diciamo, mettiamo un po' di acido ianuronico in modo che andiamo a lubrificare il tutto. Mentre il fisioterapista e chi lavora con lui
vanno a ridare mobilità, ridare rinforzo ad alcuni gruppi muscolari, allungano altri muscoli che abbiamo e lo devono fare senza sovraccaricare l'articolazione. Per questo che dico, rivolgetevi a dei professionisti, perché in questi percorsi bisogna fare bene le cose e il fai da te è assolutamente sconsigliato. Quindi la svista potrebbe essere dietro l'angolo, insomma. Sì, bisogna stare molto attenti, perché rinforzare un'articolazione senza sovraccaricarla non è un lavoro poi così semplice, no, non è così scontato. Non è un lavoro così semplice, anche perché, come abbiamo detto, bisogna educare il paziente. Perché se io con il mio team facciamo un lavoro fatto bene, poi il paziente quando torna a casa e fa quello che vuole e non segue i nostri consigli, il nostro lavoro butta via tempo e soldi. Quindi tempo e soldi servono e quindi bisogna sempre ascoltare il professionista. Anche il nostro tempo comincia a esaurirsi, perché ci dobbiamo fermare per qualche piccolo istante di pubblicità, quindi rimanete connessi, appiccicate il televisore, perché torniamo fra pochissimi istanti per continuare questa puntata. A fra poco. Buonasera e ben ritrovati, ci siamo per questa seconda parte di questa bellissima puntata che stiamo portando avanti sull'artrosi e sulle protesi, poi di cui adesso parleremo più nello specifico. Michi, vogliamo fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso? Facciamo un riassunto, oggi abbiamo introdotto l'argomentazione delle protesi, abbiamo iniziato a parlare delle due articolazioni che normalmente vengono più colpite, quindi quella dell'anca e quella del ginocchio. Abbiamo fatto un accenno a quello che è il quadro artrosico, quindi una degenerazione, un'usura, diciamo, della cartilagine, e poi abbiamo visto quello che è il ruolo del fisioterapista in questa problematica e patologia. Detto questo, io direi di ripassare la parola all'ospite di oggi che ci ha fatto l'onore, il piacere di venire in questa puntata e ci sta aiutando a farvi capire meglio quello che è un iter riabilitativo per chi ha questa problematica. Siamo arrivati al punto in cui abbiamo l'RX, quindi abbiamo fatto i raggi, abbiamo fatto la risonanza, e l'ortopedico insieme al fisioterapista decidono di fare un trattamento conservativo, ovvero di in maniera attiva cambiare le abitudini e affidarsi a un fisioterapista. Quindi Saverio, io ti ripasso la parola e diciamo un po' quello che fai con le persone che vengono da te in studio per evitare quello o rimandare quello che poi è una futura protesi. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è andiamo a valutare il paziente in toto, quindi non ci soffermiamo solo sull'anca o sul ginocchio, ma dobbiamo andare a togliere tutti quei sovraccarichi che abbiamo a monte e a valle, perché abbiamo detto che l'articolazione è un'articolazione che si trova in mezzo. Quindi se noi abbiamo delle forze o dei sovraccarichi o a monte o a valle, quindi la parte della schiena o la parte della gamba, quelli vanno tolti, e già quello può dare sollievo al paziente. Abbiamo delle terapie manuali che possiamo attuare se ci è concesso in questo momento, perché se il paziente è troppo dolente, allora ricorriamo a quelle terapie che dicevamo all'inizio, quelle terapie fisiche, i macchinari, dove ci possono in questo caso aiutare a sfiammare l'articolazione per poi permetterci di andarla a mobilizzare manualmente. È molto importante nella fase successiva ridare mobilità attiva, quindi il paziente deve riattivare tutto il suo sistema muscolare, tutto il suo corpo. Sono importanti anche le braccia quando andiamo a riabilitare un'anca, perché ci dobbiamo vedere come un corpo unico. L'anca non è a sé, se c'è un problema all'anca probabilmente c'è un problema anche sopra, anche perché questa patologia noi ce la portiamo, quando arrivi dal fisioterapista te la sei già portata avanti almeno da un anno. Quindi, a stare bassi. Prima di prendere la decisione la gente ci mette parecchio. Sì, noi su Apesaro abbiamo la fortuna di avere una piscina riabilitativa e per questi casi lavorare su tutta la struttura muscolare fuori dal carico rimane molto semplice, perché l'acqua ci degravita, riusciamo a lavorare su tutta la mobilità e sul rinforzo muscolare senza sovraccaricare l'articolazione.
e quindi abbiamo un aiuto in più. Non che in altri centri che non hanno la piscina non puoi riabilitare una protesi o una fase di artrosi anche avanzata. Però, un bel aiuto sicuramente. Sì, l'acqua è un bel aiuto, sì. Però, comunque sì, hai detto una cosa bellissima, Saverio, adesso, infatti io mi aggancio a questa cosa. Io vengo da una giornata formativa, ieri sono stato a Urbino nella facoltà di scienze motorie, sono tornato a scuola, ci hanno invitato a me e a Michele, io sono andato ero più libero, sono riuscito ad andare a questo percorso formativo in cui abbiamo parlato di una cosa che non c'entra niente in realtà con quello di cui abbiamo parlato oggi, perché si parlava di oncologia, no? Quindi di tumori, di tutto quello che è l'aspetto riabilitativo nella parte oncologica, no? E la discussione si è aperta un pochettino quando il paziente che arriva in fase riabilitativa, il problema è, sì, ok, c'è il problema in quella parte del corpo, che potrebbe essere un tumore sparso in qualche parte, come nel caso anche, no, dell'artrosi, no? C'è un problema al ginocchio, all'anca, dove è il posto dolorante, però quando lavori non sempre la strada è spianata. Cioè le persone possono avere anche altre problematiche, possono soffrire di mal di schiena, possono avere problemi alle spalle o a qualsiasi altra parte del corpo, e la difficoltà dell'operatore, del terapista, come immagino che sia alla portata di nostra, no? Del nostro lavoro, la difficoltà spesso è anche lavorare in delle situazioni in cui le persone hanno tanto altro. Assolutamente, assolutamente. Anzi, molte volte dove troviamo il dolore la causa non è lì. Va ricercata in altri punti del corpo, si chiamano disfunzioni primarie, cioè una disfunzione che noi abbiamo da qualche anno, il nostro corpo ha preso una posizione comoda e porta un sovraccarico sull'anca. Se noi non andiamo a togliere la disfunzione primaria, quindi magari quella caduta che abbiamo fatto sulla schiena un anno fa, difficilmente andiamo a risolvere un problema a distanza. Quindi il tuo lavoro è anche andare a trovare la causa primaria, la vera causa del problema. Esatto, è la cosa più bella, è quello che mi fa svegliare la mattina. Perché è un po' un detective. Sì, se il nostro lavoro fosse solo protocolli, sarebbe il lavoro più noioso del mondo, ma invece amo questo lavoro perché è una continua ricerca, una continua scoperta, è un continuo formarsi. Molto bello quello che hai detto, e proseguiamo. Visto assolutamente, se no non ce la facciamo. Se no non riusciamo a arrivare al termine. Proseguiamo, quindi abbiamo parlato di trattamento conservativo, quindi qualora, diciamo, il quadro lo permetta, si decide di non operarsi, quindi di fare una parte attiva. Qualora invece l'ortopedico, dopo gli esami, le indagini, vede insieme al paziente un quadro che invece è degenerato troppo e quindi la prevenzione di cui stiamo parlando non è stata fatta, sono stati fatti passare troppi anni, il dolore è troppo acuto, le limitazioni funzionali sono troppo avanti, l'ortopedico insieme al paziente può decidere di ricorrere appunto all'intervento chirurgico per l'installazione di una protesi. Qui ti passo la parola, quindi come potersi preparare pre-post-operazione e cosa, come avviene essenzialmente. Okay. Innanzitutto voglio tranquillizzare le persone che hanno in programma di fare una protesi, perché è uno degli interventi più riusciti in ortopedia. Quindi parliamo di una non riuscita dell'1-2%, quindi sono operazioni molto sicure. Quello che deve fare il paziente quando si fa una protesi è innanzitutto fare una riabilitazione preoperatoria, perché un paziente che arriva preparato all'operazione sarà un paziente che andrà molto meglio dopo, perché già abbiamo recuperato un po' di mobilità, il muscolo non è a zero, ma partiamo già da una muscolatura che ha lavorato, e parliamo con un paziente che conosce gli esercizi e sa quello che gli aspetta. È stato formato prima? Sì. E quindi sa già quello che lo aspetta, fondamentalmente. Sì. Quindi questa prima parte preoperatoria è fondamentale per far sì che la riuscita non tanto dell'intervento in sé, ma del recupero poi alla vita quotidiana, quindi alla quotidianità, sia il più veloce e snella possibile.
Allora, quello che bisogna dire è non sottovalutare l'intervento. Ci sono diversi tipi di intervento, non sono un ortopedico, ma li dico velocemente. La protesi può essere totale, quindi dove vengono sostituiti tutti i capi ossei, o parziale, dove viene sostituito la parte lesionata. Soprattutto questa qui si fa su pazienti più giovani. Una volta che si fa questo intervento, ci si affida a una struttura. Molte volte il primo periodo è proprio la struttura che ti ha ospitato per operarti, ti ospita per fare il primo mese di riabilitazione, dove tutti i giorni si va a lavorare sia sulla mobilità sia sui primi movimenti, ma soprattutto ti insegnano a usare le stampelle, salire e scendere le scale, e inizia subito da lì la prima fase, che in genere è di un mese. Non sempre succede così, perché a volte uno esce dalla struttura dopo una settimana e subito va in un ambulatorio per fare la riabilitazione, però la prima fase è molto molto importante. Quindi la prima fase viene fatta essenzialmente, o potrebbe essere fatta, in questi centri dove appunto avviene l'intervento. Diciamo che è comunque un intervento, quindi l'aspettativa deve essere che ci sarà una parte attiva del paziente per fare la differenza anche nella riuscita o meno e nelle tempistiche. Esatto, sicuramente. Esatto, io ti avevo fatto mettere una slide, ce la ritroviamo, che non siamo delle macchine, nel senso ho messo che... una macchina brutta. Perché molte volte il paziente che arriva, ci sono due tipi di pazienti, quelli che sanno tutto e quelli che non sanno quello che gli spetta. Non siamo delle macchine, perché noi la macchina ci si rompe un pezzo, lo portiamo dal meccanico, ci cambia il pezzo, la riprendiamo e ripartiamo. E invece, quando cambiamo il nostro pezzo, stiamo cambiando il pezzo di un corpo, di un'anima. Quindi il paziente deve sapere che deve rispettare dei tempi biologici. C'è un taglio, c'è una cicatrice, vengono spostati dei tessuti, viene impiantato una protesi che non fa parte del nostro corpo, quindi anche il nostro corpo deve avere tempo di riconoscere questo nuovo impianto, e quindi questi 3-4 mesi di riabilitazione sono fondamentali per avere poi una vita normale poi, dopo la riabilitazione. Io vorrei fare anche una preghiera alle persone a casa, no? Cioè, se c'è qualche persona che si ritrova alle porte di un intervento, no? Che si sta preparando per un intervento, la difficoltà più grande che troviamo noi qual è fondamentalmente nel centro? Spesso è recuperare delle situazioni. Cioè, purtroppo siamo in un periodo storico in cui, vuoi non vuoi, il coronavirus, il Covid, focolai che si possono più o meno accendere nelle varie strutture, quindi non è così disparata la possibilità che la parte riabilitativa e quindi il trasporto del paziente da quello che è il post operatorio alla fase riabilitativa venga per qualche motivo traslato, perlomeno messo in stand by per qualche periodo. La preghiera che possiamo fare è quello comunque di correre ai ripari, no? Esatto. Alle persone a casa, quindi esatto. Di mobilizzare il più possibile l'articolazione. Esatto, noi quello che dobbiamo fare è affidarci a un centro e fare una corretta riabilitazione. Questo qui è un periodo che per noi che abbiamo il mare è problematico, perché le persone vedono scritte riabilitazioni in acqua e cosa fanno? E dicono: vabbè, adesso arriva l'estate, vado da solo e faccio delle camminate al mare. Non è la stessa cosa, quindi affidarsi a un percorso riabilitativo serio è molto importante. Diciamo, Saverio, che una volta fatto questo, una cosa che anche a casa chiedono sono le stampelle. Io questo mi viene da ridere, perché post operazione, quindi quando uno esce, diciamo, come esce e qual è l'iter di questo passo? Allora, in genere le persone che arrivano nel mio studio ancora portano una slide molto carina. Portano recupero schema motorio passo con le stampelle. Esatto.
Esatto. E vanno un po' in confusione, diciamo. Sì, c'è uno schema che bisogna recuperare, che è quello del passo. Quando si fa questo tipo di operazioni, lo schema del passo viene perso, quindi bisogna reinsegnare al paziente a camminare, in questa fase a camminare con due stampelle, e andiamo prima avanti con le due stampelle, poi pieghiamo l'anca, pieghiamo il ginocchio e appoggiamo bene il piede. Appoggiare bene il piede vuol dire appoggiare prima il tallone, poi la pianta, poi la punta. La domanda sorge spontanea. Usciamo con due stampelle, esatto? Sì. Quando passerò uno, e passerò uno sempre sotto supervisione ovviamente del professionista di turno, l'altra stampella, cioè quando ne tolgo una, dove metto la stampella, quella che utilizzo? Dove va posizionata? Allora, nell'arto sano, l'arto invece operato? Allora, com'è lo schema la del stampella passo? Perché va... se ne vedono di tutti i colori in questa situazione. La stampella va messa nel lato sano. Oh. Mi raccomando, nel lato sano. Perché sia andiamo un po' a degravitare la parte operata, poi se per qualsiasi caso ci scivola la stampella e noi ce l'abbiamo nell'arto operato, andiamo per terra. Nell'arto sano ci salviamo. Questa sarebbe potuta essere, o potrebbe essere, una domanda del quiz finale, quindi esatto. È una cosa, sembra scontata. Mi state attenti, no? Sì, noi lo facciamo anche molto in forma simpatica, però sono situazioni che magari si vedono, qualcuno ovviamente non è della professione, quindi da alcune cose per scontate, oppure come dicevi tu prima non si affida in toto al 100% al professionista e quindi delle volte poi non si seguono i corretti iter riabilitativi. Diciamo che una volta usciti, se una persona sta nel centro dove è stato operato questi più o meno 20-30 giorni, si recupera la mobilità, il primo schema del passo, si inizia a fare un rinforzo, perché il rinforzo sicuramente poi, come ci dirai, farà la differenza nella riuscita anche del ritorno alle attività. Quando una persona poi si affida allo studio, quant'è il ritorno, diciamo, a una vita normale? Allora, il ritorno ad una vita normale, diciamo che il percorso riabilitativo è 3-4 mesi, però non pensiamo che al quarto mese non sentiamo più un dolore, non sentiamo più un fastidio, non sentiamo più niente. A livello biologico, di tessuti, per non sentire più niente passeranno anche 6, 8, anche un anno. Già. E quindi in quello che è poi il protocollo e negli obiettivi un po' che abbiamo messo nella slide insieme, nell'ultimo step, che adesso ve la facciamo passare insieme la slide, oltre in questi 3-4 mesi che poi possono prolungarsi ovviamente o anche restringersi. A seconda della volontà del paziente e anche della risposta, perché poi ogni persona è a sé. Abbiamo messo terapia manuale, quindi quello che fai tu con le mani, le terapie fisiche, quindi tutto quello che è l'elettromedicale, il rinforzo muscolare, quindi senza gravare sull'articolazione, il recupero dello schema motorio del passo e per ultimo evidenziato la fiducia. Quanto è importante secondo te per la riuscita del protocollo riabilitativo la fiducia sia del paziente con il professionista sia anche di se stesso, diciamo, un po' di... Allora, con il professionista è molto importante, con se stesso è fondamentale. È fondamentale sia nella troppa fiducia che nella poca fiducia, perché ci sono due tipi di pazienti. Ci sono quei pazienti che dobbiamo stimolare, gli dobbiamo dire, ti hanno impiantato una protesi, l'intervento è venuto bene, puoi appoggiarlo, caricaci il peso. Ci sono invece altri tipi di pazienti che usciti dall'ospedale si sentono dei supereroi. Va bene, io perché prima facevo calcio, allora non ho bisogno di niente, oggi vado a correre. No, ci sono dei tempi da rispettare. Se il paziente invece ha paura, bisogna stimolarlo, bisogna fargli vedere che l'arto adesso può essere caricato e bisogna accompagnarli in questo percorso, mentre agli altri bisogna frenarli un pochino. Quindi diciamo che questi abbiamo fatto l'esempio, hai fatto proprio degli estremi,
Però sono cose che ti capiteranno quotidianamente, quindi purtroppo le persone sono tutte a sé, quindi è normale che sia così, la via di mezzo sicuramente, ma soprattutto la fiducia che si ha nel professionista, diciamo che mette un po' i guardrail per non uscire dalla strada, ma comunque andando avanti in quello che è la strada. Abbiamo infatti preparato l'ultima slide, che è molto bella, è molto sintetica, però... Il paziente è protagonista. È protagonista perché il percorso che deve intraprendere dopo una protesi è un percorso attivo, è un percorso dove segue quello che gli viene detto dall'ortopedico e dal fisioterapista, sia in studio che a casa, perché ci sono dei consigli che possiamo dare anche a casa e il paziente li deve. a proposito di fiducia li deve rispettare. Io ho fatto litigate con i miei pazienti per i tappeti, per togliere i tappeti a casa è una diatriba, perché ci sono certe signore che il tappeto non si toglie. Non si può fare a meno del tappeto. È sacro. È un ostacolo che ci può fare inciampare. Il paziente, quando è a letto, soprattutto nelle protesi d'anca, deve dormire con un cuscino in mezzo alle gambe, soprattutto se dorme su un fianco, perché la protesi d'anca, una delle cose che possono succedere è la lussazione della protesi, e il movimento di flessione dell'anca, portare l'anca verso dentro e ruotarla può far lussare la protesi. Quindi quando si è sul lato, soprattutto all'inizio che si fanno dei cambi di posizione, si mette il cuscino in mezzo alle gambe, non si piega l'anca oltre i 90 gradi all'inizio, quindi a casa le sedie ci si mettono dei rialzi, andare in bagno, che comunque è un problema, perché se abbiamo dei sanitari molto bassi è un problema, quindi ci sono dei rialzi anche per i sanitari, quindi ci sono tutte delle linee guida da seguire, e il paziente da protagonista deve attuare sia lì sia quando fa gli esercizi. Quindi già ci hai dato tantissimi spunti e tantissime spunti alle persone a casa di quanto è ampia l'argomentazione. Noi oggi siamo stati il più sintetici e il più diciamo semplici possibili, ma già con questi esempi secondo me già qualcuno ha capito di cosa si tratta e come funziona. Facciamo un piccolo recap generale, poi Saverio ti ringraziamo e ti facciamo leggere il quiz finale, perché abbiamo sviscerato veramente un argomento molto importante in poco tempo, in un'oretta insieme, e vediamo le persone con questo recap se poi saranno attente e parteciperanno al quiz, perché ricordiamo che la persona più veloce vincerà una consulenza con noi. Quindi abbiamo parlato oggi di quello che è le protesi con il fisioterapista Saverio Serafini, abbiamo visto le due aree, le due regioni anatomiche diciamo anche più colpite, quindi anca e ginocchio, abbiamo visto che a seguito di una degenerazione della cartilagine, quindi di un'usura diciamo dell'articolazione, si può andare incontro quindi appunto ad artrosi, che poi con il parere di una valutazione fisioterapica e ortopedica, con esami, con indagini strumentali, si può scegliere di fare un trattamento conservativo, quindi non mi opero ma cambio le mie abitudini che hanno portato a questa degenerazione, oppure se purtroppo non ho fatto la prevenzione che noi Tommy da qui 14 puntate diciamo, arriverò a fare questo intervento, ma mi devo affidare sicuramente a un centro, a dei professionisti che non solo mi fanno lavorare, mi fanno delle terapie passive, ma anche mi danno dei consigli specifici nella vita quotidiana per poter tornare al massimo della mia vita senza limitazioni. Detto questo, spero di aver fatto un quadro abbastanza sintetico e soprattutto corretto. Io di Saverio ti farei fare il quiz di oggi, che siamo stati buoni. Io avrei fatto il quiz sulla stampella, ti dico la verità, però l'abbiamo cambiato. Te lo faccio leggere da qua, quindi è molto più facile. La protesi è sempre consigliata quando ho dolore all'articolazione, ho lo stesso dolore che aveva mio cugino, lui l'ha messa e sta meglio. Non diciamo niente.
In seguito, apparire ortopedico alla luce di una degenerazione di un quadro artrosico, soffri di artrosi. Questo è il quiz difficilissimo dell'ultima puntata di salute. Noi Saverio ti ringraziamo per la tua presenza qua oggi. Grazie. Sei stato l'ultimo ospite di questa prima tranche di salute. Grazie per tutto. Vi ricordiamo che se volete avere una valutazione dal dottor fisioterapista Saverio Serafini, trovate il numero e l'email all'inizio della presentazione, oppure potete tranquillamente scrivere al numero sovrimpressione per avere una consulenza. Detto questo, e ringraziando Saverio, Tommy, siamo arrivati alla conclusione, Michi. Questa puntata. È la fine anche di un'avventura, dai, è la fine di un bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme a voi da casa. Speriamo veramente di essere stati utili. Per noi è stato un onore ed è stato veramente molto bello e stimolante poter portare avanti questo percorso, questo progetto. E io, Michi, vorrei ringraziare anche Fano TV che ci sta ospitando ormai da 14 settimane e ha creduto nel nostro format, nella nostra idea e nel nostro obiettivo, nella nostra missione, che era quello di divulgare fondamentalmente la cultura del benessere, la cultura dell'attività fisica e la cultura soprattutto dell'imparare a prendersi cura di se stessi. Quindi speriamo di aver lasciato qualcosa di buono a voi a casa. Non vi abbandoneremo, quindi no, questo Michi lo possiamo dire. Assolutamente. Abbiamo pensato a uno speciale al mese per l'estate, quindi nel mese di giugno, nel mese di luglio, nel mese di agosto avremo una puntata particolare, una puntata speciale di un tema che stiamo ancora costruendo, stiamo preparando per voi da casa, quindi torneremo, non vi libererete di noi così facilmente. E per poi ripartire con la stagione invernale, quindi diciamo che sarà un piccolo step dove ci fermiamo per darvi sempre più contenuti, ma faremo degli speciali, quindi non vi lasceremo soli. Io continuo ringraziando tutte le persone che ci hanno seguito, ci hanno sostenuto e ci hanno comunicato con noi per quanto riguarda la tematica delle puntate, le domande che avete fatto durante le dirette. Ringraziamo anche Tommy e tutti gli ospiti che ci sono stati in queste 14 puntate, quindi chi ha dato la disponibilità a mettersi al servizio anche della comunità, tra virgolette, per dare informazioni a titolo gratuito per il pubblico. E ringraziamo anche tutti gli sponsor che per queste 14 puntate che l'hanno reso possibile, hanno deciso di investire un budget per poter mandare in onda questa programmazione. Quindi, detto questo, non riusciremo a dire la nostra solita frase, quindi non ci vedremo venerdì prossimo, però ci vedremo presto. Ci vediamo presto. A presto.